Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi finalmente ritorno qui sul mio canale con un contenuto che sicuramente sarà di vostro gradimento. Innanzitutto vedrete uno sbalzo temporale perché sto registrando intro e outro la sera, mentre la review dei giocatori, che appunto vedrete a brevissimo, è stata portata oggi in live sulla mia piattaforma Viola, dove come al solito abbiamo ripreso a tambur battente. Appunto, in questi giorni ho testato i giocatori TOTS usciti della Ligue 1 e in particolar modo oggi mi vado a soffermare su quelli che secondo me possono essere i tre giocatori un po' più interessanti soprattutto per voi, per due motivi. Il primo è che non sono dei giocatori con un costo esorbitante, il secondo è che sono dei giocatori che hanno degli ottimi link che, arrivati a questo punto del gioco, potrebbero darvi una grossa mano proprio per questa ragione. Quindi mettetevi comodi e andatevi a gustare la review e i miei pareri su Kimpembe, Marquinhos e Seko Fofana. Allora ragazzacci, dopo averli provati questi tre campioncini, parliamo un attimino singolarmente e andiamo a vedere quali sono punti positivi e punti negativi. Partiamo da Seko Fofana, 1,85 m, alto, 4-4, può fare sia il CC che il CDC e, per quanto riguarda le statistiche, ha degli ottimi parametri sia di accelerazione che di velocità scatto, ottimi passaggi e soprattutto con i driven pass, quando andate a servire la punta la palla gli arriva, quando c'è da verticalizzare, è lengthy di base perché ha 78 di agilità e 99 di forza, e proprio quel 99 di forza combinato al 97 di aggressività e anche al 99 di resistenza lo fanno un giocatore onnipresente. Io l'ho schierato sia a centrocampo ma soprattutto l'ho messo difensore centrale nel 5-4-1, e da difensore centrale nel 5-4-1 mi ha fatto impazzire perché è molto automatico, si muove molto bene con l'L2, i contrasti, vista la sua irruenza, perché comunque c'è un body type importante, 1,85 m grosso in game, si fa sentire, la palla la recupera quasi sempre, è difficile che inciampa, si vengono a creare quelle classiche situazioni dove l'attaccante ti vince il rimpallo. Per cui, se avete magari voglia di schierarlo lì perché giocate con un 5-4-1, io vi consiglio di metterlo nei tre difensori laterale di destra, quindi lo schierate tra virgolette in aria, perché regolatevi di solito come regola di base che questi tipi di giocatori qua con tanti interventi automatici devono stare dentro l'area di rigore, non dovete metterli in mezzo al campo a fare le uscite arrembanti per recuperare palla. Quindi, considerato anche il costo e considerato che, vabbè, io l'ho utilizzato prima comprato, poi me l'ha droppato pure dai premi, onestamente questo è un buon affare. Poi se ci avete pure voglia magari di metterci quel Medina, questo vi linka Medina. Insomma, per quello che è rapporto qualità-prezzo e rendimento in game, ve lo consiglio. Chiaramente come stile d'intesa gli potete piazzare quello che volete. Io gli metterei come al solito un'ombretta, che in questi casi non fa mai male, e vi portate a casa un giocatore che vi potete spendere su due reparti. Quindi promossissimo Fofana. Passiamo su Marquinhos, 1,83 m, normale alto, 3 di skill e 3 di piede debole, 676.000 crediti, più o meno dovrebbe essere questo ancora il prezzo. Ovviamente DC e basta, non lo potete mettere in altri reparti. Molto rapido per quanto riguarda accelerazione e velocità scatto, agilità 77 e forza 88. Quindi in questo caso non abbiamo un lengthy di base, ma lo dovete andare a piazzare voi, quindi ci andate a mettere i classici stili d'intesa che servono per i lengthy. Io qua gli ho messo un'ancoretta in maniera tale da boostare anche un po' aggressività, eccetera. Passaggi anche per lui bene, body type che mi piace, perché lui ha un body type stile Varane, è 1,83 m e sembra slanciato e non troppo largo, quindi con l'L2 anche lui si muove molto molto bene. In particolar modo quel 99 di reattività aiuta tantissimo quando in area di rigore vi ritrovate quei giocatori che sono A, molto rapidi, quindi che ne so, un David, un Beyedder, un Eusebio, un Best, eccetera. Oppure allo stesso tempo quando vi ritrovate in area di rigore dei giocatori che sono molto bravi a skillare, quindi quelli con 5 skill, i vari Mbappé, Ginola, eccetera, perché quel 99 di reattività con l'L2 gli permette di stare sul pezzo e seguire tutti quelli che sono i movimentini che fanno quei giocatori lì. Quindi molto bene. Poi anche qua parliamo di un giocatore molto automatico, 95 di intercetto, 94 di precisione testa, 96 di lettura difensiva. Quando c'è da mettere il piede, semplicemente tenendo premuto l'L2, lo mette, c'ha quella classica animazione pure lui della scivolata che sembra Crash Bandicoot quando c'è da intercettare la palla sul lungo, e quindi mi è piaciuto. Onestamente lui, poi arriviamo sul suo compagno di reparto che so che state tutti quanti là e vi state a mangiare le mani e le unghie perché state in attesa di sapere che ne penso.
mi ha colpito, ecco, diciamo così. Forse il prezzo un po' elevato, però comunque se lo andiamo a paragonare a Kimpembe, è vero che Kimpembe ve lo portate a casa magari con i non scambiabili a meno, però bene o male siamo lì, passano un 100k tra Marquinhos e il francese. Quindi anche Marquinhos, sinceramente, abbastanza promosso, mi è piaciuto. Veniamo a Kimpembe, giocatore che state tutti quanti là a crogiolarvi, già lo so, qualcuno magari se l'è sbloccato sulla fiducia, qualcuno magari ancora non l'ha fatto. 1,89 m, normale alto, piede sinistro, ovviamente ci abbiamo fatto una ventina di partite, quindi provato veramente tanto. Costa sui 560.000 crediti ed è una SBC. Anche lui può fare solamente il difensore centrale, è del PSG. Per quanto riguarda le statistiche di velocità, si sente, perché assolutamente si sente, è molto rapido. Stile d'intesa gli ho messo un'ancora, perché anche in questo caso non è l'entity di base per un punto, quindi gli maxiamo la forza. E proprio quella forza, quell'aggressività, quando l'ho visto ho detto, caspita, questo combinato al fatto che già di base c'ha 83 di agilità, potrebbe essere veramente una roba abbastanza interessante. In realtà però questo Kimpembe non mi ha fatto proprio impazzire, perché mi è sembrato di utilizzare un giocatore che avevo già visto. Cioè non è che mi sembra così tanto differente, per dirvi, dal Centurione che ho utilizzato per tanto tempo. Quindi anche quello è un difensore che conosco bene. E anzi, mi è sembrato anche meno automatico. È un difensore che è abbastanza indisciplinato, della serie che va sempre tenuto sull'attenti. Dovete muovere voi con l'L2, dovete stare bello sulla linea, dovete fare voi contrasti, perché sennò il piede ce lo mette raramente. Si è fatto bullizzare pure un paio di volte di fisico da giocatori del tipo Jairzinho, che è vero che sono più piccolini e hanno il baricentro basso, ma con sto Kimpembe si passano pure 20 cm. Non solo di altezza, vabbè, questa magari la tagliamo. Scherzi a parte, quindi onesto, per quello che è il costo e soprattutto considerando quelle che sono le alternative che sono uscite fino ad ora, io questo Kimpembe me lo sblocco solamente in due casi. Il primo è se non mi sono sbloccato Ramos ai tempi e quindi sono rimasto orfano di un difensore centrale, comunque valido, perché è valido, però non è un campione. Al momento in un eventuale top 10 non credo di farcelo rientrare. Quindi se non ho Ramos e devo linkare vari Mbappé eccetera, me lo sblocco abbastanza ad occhi chiusi. Oppure lo vado a sbloccare se gioco su Old, perché su Old, dove vale maggiormente l'attributo della velocità e non ci interessa il lengthy o meno, questo Kimpembe può fare la differenza, perché se gli mettete comunque un'ancoretta, gli boostate velocità, gli boostate tutto ed è una crema. Anzi, potete mettere pure Ombra su PS4 a quel punto. Però se io ho sbloccato Ramos, se io ho sbloccato Laporte, ma mi tengo tutta la vita Roro, Ramos è più forte, Laporte è più forte, Diaz è più forte, cioè la maggior parte dei difensori meta che ci sono in giro, Varane è più forte, sono tutti quanti meglio di lui, onestamente. Ma sia per quello che è proprio il rendimento in sé, ma anche per quello che può essere il rapporto qualità-prezzo, perché quelli lì sono giocatori che innanzitutto costavano meno e magari ce li avete già. Quindi portarvi dentro al club un giocatore di questo tipo che è doppione, passatemi il termine, fa le stesse cose di quelli che già avete, onestamente io non ci trovo questo grandissimo senso. Quindi onesto, mi aspettavo di più, ecco, non mi sento di bocciarlo, però boh, gli darei, se devo dare da un voto da 1 a 10, un 7, 7 e mezzo, ma proprio per essere buono, che diventa magari 8 su Old, però su Next mi aspettavo tanto di più. Raga, come al solito, anche per questo video è tutto. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi giocatori, se li avete provati, e soprattutto voglio sapere cosa ne pensate di Kimpembe, perché in particolare ho avuto modo di potermi confrontare anche con i miei amici pro, Dani Pitt, Lobrun, eccetera, eccetera, anche Montaxer, mi hanno detto tutti quanti la stessa cosa su Kimpembe. Per fortuna non sono pazzo, visto anche che il maestro Oli ha avuto più o meno la stessa impressione. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Vi do appuntamento come al solito tutti i giorni live a partire dalle 8. Un saluto ai vostri Beroschi. Buona domenica. A presto. Ciao, ragazzi.